Ad Azzano, in provincia di Pordenone, si è disputato il penultimo appuntamento del trofeo Rally Terra. Assente Andrea Ghini per motivi di budget, i favori del pronostico erano tutti per il norvegese Andreas Mikkelsen e la sua Skoda. Alla partenza però è Luca Rossetti ad allungare nella gara di casa, pur non essendo iscritto alla serie su terra. Mikkelsen passa al comando solo dopo la terza prova, favorita anche dai problemi ai freni di Rossetti, che non gli permettono di difendersi come vorrebbe. A metà gara Mikkelsen sembra non avere problemi a gestire la prima posizione, come per Rossetti, la seconda, mentre al terzo posto si conferma Battistini, sempre più determinato nella serie tricolore. Nel gruppo N continua la lotta tra il finlandese Arminen e il bresciano Ricci, attento più alla classifica di campionato che a quella della gara. Fabrizio Martinis con la Renault Clio si aggiudica invece la classe R3, garantendosi l'affermazione della Coppa Xai di categoria. Con la vittoria di Azzano, Mikkelsen e Olaf Lon, Skoda Fabia Super 2000, mettono una seria ipoteca sul successo della serie su terra, organizzata dalla Xai grazie ai 15 punti di vantaggio su Battistini. Sono i portacolori da GDL Racing, Fornaroli Mastronardi e Krugig Basov, al volante della Porsche 997, i vincitori delle due gare del settimo round del campionato italiano Gran Turismo, riservato alle vetture della classe GT Cup, sul circuito del Mugello. Al via di gara 1, il Poleman Gagliardini guadagnava il comando davanti a Baccani, Fornaroli, Kruglev e Livio. Quest'ultimo al terzo giro aveva la meglio sul pilota ucraino, ma doveva cedere poco dopo a Stancheris. Tutto proseguiva senza colpi di scena fino alla sosta in box obbligatoria, dove era Monti a ritrovarsi al comando davanti a Basov e Mastronardi. Il primo colpo di scena arrivava poco dopo, quando Monti era costretto a rientrare in box per scontare un drive-thru e passare al comando era Mastronardi. Al 20° giro Passutti, in scia di piccini, si toccava insabbiandosi. Sul traguardo Mastronardi era lui ad avere la meglio su Monti e Basov, quarto Mapelli davanti a Sanna, che nell'ultimo giro scavalcava piccini dopo una sua escursione nella sabbia. Al termine della gara però i commissari sportivi infliggevano una penalizzazione per cambio irregolare a Mapelli Schirabin, che retrocedevano in quinta posizione. Al via di gara 2 il Poleman Monti prendeva il comando davanti a Mastronardi, Passutti, Sanna e Piccini. La gara acquisiva subito un ritmo molto sostenuto con Mapelli e Piccini che davano inizio a un bel duello fino alla rottura del cambio della Lamborghini di Piccini. Mapelli intanto prendeva la scia di Sanna, trascinandosi dietro anche il pilota russo. I tre davano vita a un'accesa bagarre che portava Basov a scavalcare i rivali. Mapelli e Sanna nel frattempo si toccavano e quest'ultimo scivolava in sesta piazza. Dopo la sosta obbligatoria ai box, Baccani, subentrato a Monti, prendeva il comando davanti a Gagliardini, Fornaroli, Kruglev. Al 18° giro Fornaroli però disciappava una gomma, lasciando la terza piazza al pilota ucraino, che poco dopo guadagnava un'altra posizione per l'abbandono di Baccani, in seguito allo stallonamento di un pneumatico. Con Gagliardini ormai al comando su Kruglev e Schirabin, la gara sembrava avviarsi alla conclusione senza sorprese, ma dalla direzione corsa arrivava la comunicazione di una penalità di 3 minuti per un errato rientro in box a metà gara. Dunque sul gradino più alto del podio salivano Basov e Kruglev davanti a Mapelli e Schirabin, a seguire Sanna Stancheris, mentre Passutti Gagliardini retrocedevano in quarta posizione. Penultima doppia sfida per il campionato italiano di Formula 3 sul circuito toscano del Mugello. Il californiano Lewis, con la Dallara della Prema Power Team, conquista la seconda vittoria stagionale grazie a un abile sorpasso a 4 giri dalla fine su Edoardo Liberati del team Ghinzani. Terzo chiude il brasiliano Victor Guérin davanti a Sergio Campana, che con questo risultato conserva la leadership di campionato davanti a Lewis e Liberati. Sfortunati invece la gara di Facur e Galia del team Ghinzani, fermato da un problema tecnico al 7° giro quando era saldamente al comando della corsa. La seconda sfida del weekend porta la firma di Kevin Giovesi, il giovane milanese del team Lucidi Motors, capitalizzava la pole position sulla griglia di partenza invertita da regolamento e andava a vincere con ampio distacco su Sergio Campana, che consolida così la leadership di campionato con 19 punti di vantaggio su Michael Lewis, oggi solo quinto al traguardo. Terzo gradino del podio per un altro pilota del team Lucidi, Edward Cheever.
Dopo l'appuntamento del Mugello, Campana consolida la leadership di campionato salendo a quota 132 punti, inseguito da Lewis, leader della classifica esordienti, staccato 19 punti. Appaiati nella terza posizione troviamo Liberati e Marcello, staccati di 26 lunghezze dal leader, ma con i 36 punti in palio nell'ultimo round di Monza tutto potrebbe ancora cambiare. Si è svolto a Pedavena l'ultima prova del campionato italiano velocità montagna. Assente il campione italiano 2011, Fagioli, la vittoria è andata a Michele Camarlinghi con Osella FA30 Zytec, che ha preceduto Vincenzo Ponticelli sulla versione PA30 dell'Osella di gruppo E2B. Sul podio è salito anche Tiziano Ferraris, ottimo secondo di gruppo con la Ferraris CH2 motorizzata Alfa Romeo, datata ma ancora competitiva. Il trofeo Under 25 porta la firma del 21enne Samuele Cassiba su Tatus Formula Master. Il pilota ragusano è bastato un ottavo posto nella classifica generale per centrare l'importante obiettivo. Quinto della generale troviamo l'esperto Fabrizio Peroni, che ha saputo sfruttare al meglio la sua Lucchini Honda. Lo seguiamo nella top 10, dove troviamo anche il vincitore del gruppo GT, Antonio Forato, con la Lamborghini Gallardo della MIC Corse, che si è così assicurato la coppa di classe GT Cup, precedendo Francesco Abate su Lotus Q11. Successo pieno in gruppo E1 per l'esperto modenese Pier Giorgio Bedini, che al volante dell'Audi RS6 si aggiudica la coppa di classe Superstar. Il campione di gruppo A Rudy Bicciato, Mitsubishi Lancer Evo, vince ancora una volta una gara del CVM, mentre in gruppo N si segnala il successo di Maurizio Abate su Roberto Chiavaroli, entrambi su Mitsubishi Lancer. In conclusione, tra le vetture strettamente di serie del gruppo Racing Star, dominio per il neocampione Paolo Mancini su Renault Clio RS. Arrivederci da Dr. Glass e da Officine Saspe Group.